Una volta la campagna si faceva casa per casa, porta per porta. Scusate se entriamo nel vostro sito. Oggi vi presentiamo un candidato particolare, uno che ha fatto veramente una campagna porta per porta. Per questo stamani intervistiamo Mauro Mascera, che ha un contatto con la popolazione di una volta, cioè personale, perché lui conosce tutti i suoi elettori, e a questi invece chiediamo di entrare nel loro sito questa mattina per spiegare la sua peculiarità, cioè un uomo veramente diverso, perché in politica è abusato il termine, è un politico diverso, lei lo è veramente in maniera diversa. Ho sempre cercato di esserlo e ho sempre cercato di fare in modo che le persone pensassero veramente di me quello che onestamente sono, una persona semplice che prende impegni, quegli impegni li mantiene ed è capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Ecco, questo candidato, per fare un esempio, si parla sempre di antipolitica, si è dimesso da una carica istituzionale con una prebenda notevole per candidarsi, cioè ha rinunciato a dei soldi per mettersi veramente al servizio della gente, cioè rimettendo di tasca sua. Credo, anche se potrà sembrare strano, che un senso etico alla politica va dato in un momento in cui tutto è allo sfascio e i cittadini vedono cose orripilanti. Spesso la televisione ci fa vedere situazioni e ruberie che sono inspiegabili e inimmaginabili. Ecco, io ho voluto cercare di dare l'esempio contrario, cercare di dire che sono sempre a disposizione delle persone, ma lo sono al di fuori da un luogo di potere. Mi sono candidato lasciando GEAL dopo 4 anni, credo, di successi. Abbiamo difeso l'acqua di Lucca e siamo riusciti a mantenerla questa città. Domenica 6 e lunedì 7 maggio dai il tuo consenso elettorale a Mauro Mascera, premiando così la capacità e l'onestà. Mauro Mascera, lista PDL numero 20.